La banda cittadina e il coro Una scuola tra le note della scuola Fabio Tombari di Bellocchi hanno aperto al Cotma di Rosciano la cerimonia inaugurale di Sapori e Aromi d'autunno. La mostra fiera che da 32 anni mette in vetrina le eccellenze marchigiane e che ospiterà anche domenica 24 novembre i migliori produttori della regione e i commercianti più qualificati, con un occhio riservato a quelli provenienti dalle zone colpite dal terremoto nel 2016. Oltre 100 le aziende che partecipano quest'anno alla manifestazione con prodotti del territorio e particolarità gastronomiche di ogni tipo che riempiranno quello che per l'occasione tutti chiamano il salotto del gusto. Domenica scorsa è stato il sindaco Massimo Seri a tagliare il nastro tricolore affiancato dagli organizzatori e dalle autorità civili e religiose. Da 32 anni abbiamo conservato questa immagine e questa coerenza. E quindi la coerenza la vediamo anche qui in questo momento, in questa domenica, dove ci sono molti produttori che c'erano già 32 anni fa, quando è nata questa manifestazione, che nelle Marche non c'era assolutamente niente di simile. Parliamo dell'olio, da qui è nata l'Associazione Nazionale Olea Internazionale, tutti i concorsi nazionali e internazionali di olio che Olea svolge, ma tutto, concorsi di formaggi, abbiamo fatto di tutto e di più, fino alla prossima che abbiamo in cantiere, che è quella della Pasta Fest, che vorremmo realizzare a Fano nel prossimo mese di settembre. All'inaugurazione poi non è mancato un momento importante di riflessione. Olea, infatti, a nome dei produttori di olio che partecipano ai concorsi L'Oro delle Marche e L'Oro d'Italia 2019, ha consegnato al vescovo Armando Trasarti la simbolica bottiglia dell'olio della solidarietà a favore della mensa dell'Opera Padre Pio di Fano. Sua Eccellenza ha voluto ringraziare i produttori dell'agroalimentare, i contadini e i trasformatori delle materie prime perché sono loro a salvare la terra e a tenere vive le antiche tradizioni. È un bel segno, perché a chi ha bisogno non bisogna mai dare lo scarto, ma il meglio di sé. Mi hanno imparato i miei avi che quando si fa la carità, appena prendi lo stipendio metti la quota, non si avanza, metti la quota di principio, allora tu hai la dignità e dai la dignità. Al termine, come di consueto, sono stati consegnati i riconoscimenti della 28ª edizione del premio Marche Nostre, che viene conferito ogni anno ad aziende, operatori ed esperti che si sono distinti nel campo dell'agroalimentare oppure a personalità che hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento. Tra loro Anna Bracci, Domenico Montagna, Luca Guerrieri, Lorenzo Romani e Renzo Ceccacci. Quando c'è eccellenza significa che dietro c'è competenza, c'è formazione, professionalità, aggiornamento, ma soprattutto tanta passione. E quindi in conclusione diciamo viva Sapori e Aromi d'autunno.